Radio Studio 95, Telemelito e Telebova Marina presentano Gran Mattino, Consiglio Cacciatore. Un ruggito di emozioni. 11 minuti. Come vi avevamo promesso, abbiamo una telefonata in diretta dalla Camera dei Deputati da Roma. Diamo il benvenuto all'onorevole Ermete Realacci. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Quindi lei è presidente della Commissione Ambiente e con lei parleremo di centrale a carbone, della centrale di Saline, perché ad una sua interpellanza parlamentare, questo lo raccontiamo ai nostri telespettatori che non sono magari informati, controfirmata dai colleghi da Oliviero, Magorno e Covello, il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto in sintesi che non c'è più bisogno di nuove centrali elettriche tradizionali perché abbiamo un surplus in Italia, tant'è che Enel, che doveva convertire quella di Porto Tolle a carbone, ha deciso di non convertirla più e non solo, ha deciso di chiudere altre 23 centrali termoelettriche alimentate a fonti fossili. Quindi c'è uno spazio reale affinché questo progetto scellerato per la costruzione della centrale a carbone di Saline venga realmente bloccato in maniera definitiva? Ma assolutamente sì, per la verità il Ministero non ha le considerazioni che lei faceva, le ho fatte io, no? Il Ministero ha risposto all'interrogazione dicendo nero su bianco che un eventuale rifiuto della Regione al rilascio dell'intesa determina sostanzialmente il blocco della sua realizzazione. Io poi spiego qual è la situazione, per cui io penso che quella centrale è come un dinosauro arenato che non ha nessuna possibilità di sopravvivere. Perché? Perché quel tipo di centrali sono oramai vecchie, appunto facevo l'esempio dell'Enel che ha abbandonato proprio qualche settimana fa definitivamente la costruzione di una centrale diciamo analoga a Porto Tolle, sempre a carbone, non solo, ma ha annunciato la chiusura di 23 centrali esistenti a partire da quelle più inquinanti, cioè quelle a carbone e quelle a olio combustibile. Questo perché? Perché la domanda di energia elettrica in Italia non aumenta. Aumenta invece l'offerta di energia elettrica da fonti rinnovabili, che ormai rappresenta il 45% diciamo, della produzione di energia nel nostro paese, e quel tipo di centrali anche economicamente non stanno più in piedi. Se poi aggiungiamo motivazioni ambientali, peraltro vorrei sottolineare che la società che possiede, Svizzera, che possiede la maggioranza delle quote diciamo, della società che deve costruire la centrale di Saline Ioniche, è stata bocciata in un referendum popolare che si è tenuto nel settembre dell'anno scorso in Svizzera rispetto alla possibilità di effettuare investimenti su centrali a carbone all'estero, quindi anche lì siamo a un punto morto. E quindi io penso che soltanto un enorme sperpero di denaro pubblico oppure una grande demagogia politica può pensare di far sopravvivere quel progetto. Esattamente, anche perché noi abbiamo visto qua, la dico veramente in maniera molto breve, un salto della quaglia incredibile in questi ultimi circa 2 anni. Il nostro presidente uscente della provincia, le province lo sappiamo ormai sono abolite, quindi negli ultimi strascichi, il presidente Raffa, è stato sempre contro la costruzione della centrale a carbone. Guardi, ha detto anche che sarà il primo ad incatenarsi in caso di una sua costruzione, fino ad arrivare però al 4 marzo di quest'anno, nel corso di una conferenza dei servizi alla Capitaneria di Porto, è passato dal no convinto alla costruzione della centrale a carbone e ad un parere favorevole invece alla concessione del porto di Saline e delle aree demaniali a servizio della centrale. Quindi è come dire: io sono contrario, però do alla società che la vuole costruire tutte le possibilità, tutti i beni che realmente poi le consentono alla fine di costruire questa centrale. Ma il governo, non solo il Parlamento, ma proprio il governo, cosa pensa di fare, o meglio, qual è la posizione del presidente Renzi, del ministro dell'Ambiente, la posizione della Camera dei Deputati? Ma ufficiale. Guardi, questa risposta, la posizione io presiedo la Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici, se dico queste cose le dico anche a ragion veduta, diciamo, no? La risposta che è stata fatta dal Ministero dello Sviluppo Economico è chiara: in questa risposta non c'è nessun accenno alla utilità, necessità di questa centrale, e si dice che con un semplice tratto
l'aumento di pena, la regione la può cancellare. Quindi no? La regione che arriverà tra un mesetto circa, arriverà il nuovo presidente, dovrà, una delle prime cose che dovrà fare sarà quella, sì, di dire niente centrale. Ho inviato anche il testo della risposta del Ministero dello Sviluppo Economico, che da questo punto di vista è chiara. Poi io non conosco onestamente le posizioni che sono state prese dalla provincia, dico solo che oltre che per motivi ambientali e sanitari, quella centrale non sta più in piedi dal punto di vista economico, è un bluff, non si farà, perché non si faranno in Italia nuove centrali a carbone. Quindi questo è l'impegno della sua commissione, l'impegno del Parlamento. Questa è quello che è la situazione del paese, diciamo. Ora io non so se per motivi demagogici, politici, di interesse, qualcuno può far finta che questo progetto abbia ancora un fondamento economico, sia ancora nell'interesse dell'Italia, ma è un bluff. È un bluff. Benissimo, allora io la ringrazio per essere stato in diretta con noi, grazie all'onorevole Ermete Realacci, grazie mille, alla prossima. Da Radio Studio 95, Telemerito e Telebova Marina avete ascoltato Gran Mattino, Consiglio Cacciatore. Appuntamento alla prossima puntata.